Ma ripeto, è andata bene sia per il risultato sia per una prestazione personale. Ci tenevo a stare in campo più tempo possibile per prendere il ritmo partita e ripeto, è andata bene, sono contento di come abbiamo fatto e del risultato. Da quanto mancavi sul terreno di gioco? Ma mi hanno appena suggerito da metà aprile, Non te lo quindi. ricordavi? No, diciamo da fine anno scorso, poi precisamente la data non me la ricordo. Comunque era un bel po' che non facevo una partita ufficiale, quindi ripeto, sono contento di aver fatto 70 minuti bene, poi vabbè, dopo son calato un pochettino, ma va bene così. Il mister ha detto che rispetto, insomma, agli altri che hanno iniziato da tempo a giocare sei un po' più indietro, ti servono minuti sulle gambe e dal punto di vista fisico stai bene. Sì, dal punto di vista fisico sto bene, ripeto, mi mancava un po' il ritmo partita, però questo l'assicuro facendo allenamenti con la squadra, con il mister durante la settimana. Michael, un gol e un assist. Siamo ora Il campo incomincia a mancarti. 10 minuti, un gol e un assist. È normale, tutti vorremmo giocare dall'inizio. Oggi sapevo di partire titolare, ho cercato di sfruttare la chance che mi dava il mister, penso di aver fatto bene, questo è l'unico modo che ho per metterlo in difficoltà domenica, insomma. Anche per te si dice che insomma, la condizione fisica non sia estremamente alta, dovuta insomma, anche alla struttura fisica. È una favola o effettivamente c'è qualcosa di vero in questo? Sai, cioè, fisicamente sto bene, è normale che facendo degli spezzoni magari non ho i 90 minuti nelle gambe, però come ti ripeto fisicamente sto bene. Una domanda veloce dopo l'ultima, tornando a domenica scorsa, ma quanto era grosso il rigore subito alla fine? La quantità non so, no, però purtroppo c'è l'arbitro che decide e niente, ne prendiamo atto, però non Però c'era, insomma. c'è, personalmente penso di sì, però ormai è passata, guardiamo domenica.